Dicevo, una sinistra che sta appiattendo le Marche, che sta svilendo la nostra regione. La nostra regione era un modello di sviluppo. La nostra regione invece è in questo momento una delle regioni purtroppo leader nella disoccupazione. A Fabriano, che era il centro del benessere, l'indice di disoccupazione è al 14%. Questo è il dato, e chi ha comandato di più a Fabriano se non il gruppo Merloni, se non lo Spacca, che è addirittura un dipendente del gruppo Merloni, se non tutto un sistema di potere politico affaristico che vede un grande impatto tra il mondo degli affari, il mondo economico e la sinistra. Ebbene, noi, dicevo, dobbiamo liberare questa regione. Abbiamo un grande candidato, io lo dico non solo perché è alto un grande candidato, ma perché è molto bravo, perché per fare politica ci vuole sicuramente entusiasmo e passione, ma anche esperienza. Erminio Marinelli ha fatto 12 anni il sindaco a Civitanova Marche, una stranezza 12 anni perché fece 5 anni. Poi la sinistra ricorse le carte bollate e fece annullare la seconda elezione, per cui fu annullata, riandò alle urne e fu rieletto a furor del popolo per altri 5 anni, quindi ne fece 12 di anni di sindaco. E Civitanova oggi è una città leader delle Marche. Da una città in degrado l'ha trasformata in una città che è capace di attrarre da tutte le aree del Maceratese e del Fermano, ed è diventata una delle città leader della costa adriatica. Noi vogliamo che tutte le Marche diventino una regione leader, questo è il nostro obiettivo. Le Marche non hanno niente da invidiare a regioni che hanno tanta storia, tanta cultura, tante opportunità come sono la Toscana, come l'Umbria, invece le Marche sono al palo, quindi questa è la nostra missione. Per fare questo però, e mi avvio alla conclusione, occorre una classe dirigente. Non è che senza le persone si possa fare un cambiamento, perché diceva qualcuno, le idee camminano con le gambe degli uomini. E allora non è un mistero per nessuno che noi spingiamo nelle Marche per una nuova classe dirigente. Noi abbiamo le liste del Popolo Libertà in tutte le 5 province, che sono liste estremamente competitive, liste fatte da persone che potrebbero praticamente tutti essere eletti consiglieri regionali e fare un buon risultato. Non è un mistero per nessuno che anche ad Ancona noi spingiamo dei candidati che riteniamo all'altezza di dare una svolta alla nostra regione. Tra questi c'è senz'altro Giovanni Zinni. Giovanni Zinni ha una storia politica lunga, viene dalle lotte studentesche dell'università, sempre da una parte sola, con grande coerenza. Giovanni Zinni è da 2 legislature consigliere comunale e da 2 legislature svolge una battaglia significativa dentro per il comune d'Ancona e per gli anconetani. Ebbene, credo che è il momento del salto di qualità, è il momento di portare in regione persone che hanno sicuramente l'entusiasmo, la passione, aggiungo perché ormai mi sento vecchio, anche la gioventù, e nello stesso tempo però hanno esperienza, hanno la capacità di affrontare anche situazioni difficili, perché non hanno crisi di nervi come hanno tanti esponenti del centro-sinistra, perché hanno quello che è un vissuto politico che parte da valori e da radici salde. Ecco, io non ho null'altro da dire se non ringraziare Gianni Alemanno di essere qui. Mi sento di dire che tu hai avuto un grande merito, hai liberato Roma dalla sinistra, adesso devi liberare la nostra, ci devi portare fortuna e liberare le nostre Marche dalla sinistra. Grazie Gianni. Adesso è un piacere passare la parola all'amico Giovanni Zinni, che da mesi sta conducendo una campagna elettorale veramente forte, ma soprattutto tra la gente, ed è questo che lo premierà. Quindi facciamogli un grossissimo applauso di incoraggiamento, ma soprattutto facciamogli un applauso perché Giovanni credo meriti più di ogni altro di sedere tra gli scranni dell'Assemblea regionale delle Marche. Io veramente glielo auguro di cuore, perché conoscendolo so che nella sua battaglia di sempre lui ha gli occhi della tigre, di una persona cioè che non vuole soltanto vincere e arrivare al traguardo, ma di chi vuole impegnarsi fino in fondo nella politica con la P maiuscola. A te Giovanni. Ben trovati. Devo dire che
Ero convinto che sareste stati in tanti, perché l'affetto che mi avete dimostrato in questa campagna elettorale, la vostra vicinanza, credetemi, mi rimarrà nel cuore a prescindere da qualunque battaglia politica. Io ci tengo soprattutto a esordire il mio intervento ringraziando due giovani artisti che hanno preceduto i nostri interventi politici e che sono la testimonianza concreta che il mondo della cultura non è in mano alla sinistra, credetemi. Il mondo della cultura diventa in mano alla sinistra quando magari un partito decide poi chi va avanti. Noi oggi abbiamo avuto due artisti validissimi, un cantautore di musica leggera italiana, Luca Lattanzio, e un baritono già affermato nel mondo del teatro della lirica, Giampiero Ruggeri, che io sono profondamente onorato di avere qui con me e che dà peso e lustro alla mia candidatura. Io ringrazio anche le autorità civili e militari in servizio e in quiescenza, sono onorato della loro presenza, vedo diversi generali delle forze dell'ordine, dell'esercito, delle forze armate. Ringrazio il prefetto Vitelli Caselli, sempre puntuale ai nostri interventi. Vorrei ringraziare tanti consiglieri comunali, ma sono convinto che se iniziassi a citarne uno farei torto all'altro, ma sono veramente tanti quelli che mi stanno aiutando. Saluto il coordinatore provinciale Lorenzo Rabini del partito e il sindaco Goffredo Brandoni di Falconara, che ha vinto brillantemente nel suo comune poco tempo or sono. Ma soprattutto io mi sento di ringraziare il mio comitato elettorale che ha organizzato benissimo non solo questa manifestazione, tutto quanto, ragazzi della Giovane Italia, da Domenico Basso, Maria Eugenia Fabiani che è il mio capo segreteria, ringrazio tutti i consiglieri comunali e dirigenti da Mezzopera di Fabriana, Cingolani di Castelfidardo, De Angelis e Fenucci di Chiaravalle, e chiedo scusa a chi non riesco a citarlo perché siete talmente tanti, grazie a Dio, che non si può fare con tutti.